Si è tenuto stamane l'esame autoptico sulla salma di Lorenzo Petrillo, l'81enne deceduto all'ospedale Moscati a seguito dell'incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata di lunedì 14 agosto lungo la strada che attraversa Contrada San Tommaso. Uno schianto risultato fatale anche per la moglie di Petrillo, Elisa Coluccio, anche lei di 81 anni, deceduta poco dopo il trasferimento in ambulanza al nosocomio di Contrada Moretta. I coniugi originari di Prata, Principato Ultra, residenti da anni nel quartiere di San Tommaso presso lo stabile cosiddetto dei Finanziari, viaggiavano a bordo della loro Hyundai. A pochi metri dalla rotonda di Contrada Sant'Oronzo, l'impatto con una Panda condotta da una 63enne rimasta ferita nello scontro. Elisa giunta in gravissime condizioni al nosocomio di Contrada Moretta è deceduta subito dopo il ricovero. Il cuore di Lorenzo ha smesso di battere il giorno dopo il sinistro stradale. Appena l'autorità giudiziaria avrà liberato anche la salma dell'81enne, si terranno i funerali dei coniugi. La loro una vita insieme, uniti anche nel giorno dell'addio.